Cari amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Ale lo Statale. Oggi è giovedì 24 marzo 2022. Oggi vi saluto piano perché qui c'è un silenzio. Senti. Sono a Radicondoli, provincia di Siena. Ora devo caricare 10 bancali in questa azienda qua e riapre alle 1, quindi manca un quarto d'ora. Mi sono fermato qui lungo la strada, tanto è chiusa, a mangiare, e ho fatto giusto un giro qui nella zona insomma, qui per prati, e niente, c'è una tranquillità qui ragazzi, una pace, vai bellezza, stupendo. E dopo da qua ancora non so dove devo andare, ci sta anche che debba tornare semplicemente in magazzino a Prato, vedremo, e si starà a vedere. Intanto pensiamo a fare questo ritiro qua e niente, dai, poi si guarda un attimino come evolve la giornata, ci aggiorniamo dopo, ciao, bye. Allora amici, carico effettuato, ore 13:53 e ora vi faccio vedere che bella stradina che c'è per arrivare e per venire via, ovviamente, da questo posto. No, i braccioli si lasciano aperti, alzati, perché c'è bisogno di mobilità delle braccia. Allora, qui si gira a sinistra. Ok, c'è nessuno. Andiamo. Oh, vai. Ah, qui nelle campagne senesi, guarda che bellezza, oh. Sono posti questi meravigliosi. Meraviglioso, quello là dovrebbe essere Radicondoli paese. Perché siamo nel comune di Radicondoli, ma ovviamente siamo un pochino fuori dal centro abitato. Se avessimo il manuale andremmo giù con le marce veramente basse basse, perché qui c'è da andare con molta calma, soprattutto col carico ovviamente. Qui c'è una curva che sembra larga, ma in realtà è parecchio stretta, perché poi da su questo ponticino veramente piccino, quindi bisogna proprio allargarsi bene bene bene. Infatti prima, quando venivo giù, mi sono incrociato con un furgone di un corriere, avanti pecore, al pascolo. Sono incrociato con un furgone che ha dovuto tagliare praticamente la curva e fermarsi sullo sterrato, perché io ero già di là dal ponte e quindi si è dovuto fermare nello spiazzo che per lui era lì sulla destra, e meno male che c'era quello lì, quello spiazzo lì.
E poi c'è la strada che c'è delle buche che fanno paura, ovviamente, è vero, giusto per non farci mancare nulla. Oggi ragazzi fa un caldo pazzesco. E si dondola di nulla. Qui bisogna andare piano ragazzi e avere riflessi buoni. Facciamoci sentire che ci siamo, perché non si sa mai. Che poi in realtà il collega poteva anche stare un pochino più in là, perché lo spazio ce l'aveva, era un pochino troppo nel mezzo. Guarda, io ho preferito fermarmi perché ho visto le gomme del semirimorchio sulla linea bianca e ha detto no, aspetta, fermi tutti. Poi io ovviamente dovevo comunque impostare la mia traiettoria per fare la curva e non avrei certo voluto strusciare il mio specchio contro la sua cisterna. Nessuno, quindi possiamo andare tranquilli. Intanto ci infiliamo sulla strada principale che ci porterà praticamente allo svincolo di Colle Valdelsa Sud della Firenze-Siena. Ora vi faccio vedere giusto un pezzo di questa strada perché è davvero bella e anche direi impegnativa da fare. C'è un panorama d'acqua su ragazzi, vado a spettacolo. Ora però super concentrati sulla strada perché inizia tra un po' un pezzo proprio completamente nel bosco e sarà bello impegnativo da fare, peccato perché è abbastanza strettina come strada. Qui ancora è larga, ci si va bene, guarda che bellezza, che meraviglia. Andare con molta cautela qua, stiamo andando giù a 40 all'ora.
Guarda, ti metto la schermata con la velocità, almeno puoi vedere a quanto sto camminando. C'ha furia, vada, vada, non si preoccupi, meglio che si levi ora che dopo con qualche manovra azzardatissima nella parte più stretta di questa provinciale. Mamma mia, le colline, ragazzi, bellissime, la mia Toscana. Occhio perché ci sono i lavori e c'è il semaforo, magari lo becchiamo rosso, e infatti quello con la Panda ora è lì fermo. Allora, abbiamo passato la parte del semaforo, ora qui si incomincia la parte divertente e anche impegnativa di questa strada, a parte che è ridotta anche peggio di come non era messa prima, in quell'altro tratto. Comunque, ora si va proprio sullo stretto, perché ora si passa questo svincolo qua, praticamente questo incrocio, e ora entreremo proprio nel bosco dopo questo drittone qui. Che guarda, senza la gas e andiamo via proprio a 50. Ed è bene più stare allerta sui freni che altro. Ovviamente ci aiuteremo con il retarder, che è qui apposta per darci una mano. E qui si comincia a vedere un po' il bosco. Bisogna stare attenti perché sono tutte curve cieche praticamente. Ok. Vedi, la strada è stretta. Più che altro stringono tanto in fondo queste curve, quindi bisogna praticamente occupare quasi tutta la strada. Ora aspetta te, ciccio, perché sono belle in mezzo, quindi non è che torno indietro. Ok. Vedi, nonostante io sia col trattore sulla linea bianca, cioè le ruote del rimorchio non è che stanno lontane dalla linea bianca di là, ovviamente, perché se mi rimorco tende sempre un po' a tagliare, no? La traiettoria che ti imposti col trattore. Bisogna anche stare
attenta agli alberi. E lavora tanto di clacson qui perché purtroppo la gente viaggia sparata anche su queste stradine qua e non si sa mai chi ci si ritrova dietro la curva. Allora, di là giù sembrerebbe non arrivare nessuno, infatti, perfetto. Io tendo sempre a buttare un occhio il più avanti possibile, infilando un po' lo sguardo fra gli alberi, perché almeno so se è il caso di usare anche il clacson o comunque di fermarmi eventualmente prima, oppure se posso andare tranquillo. Ok. Perfetto. Andarci giù cauti qui perché vedi qui c'è un curvone che va tutto a stringere in fondo e se ci arrivi a palla poi è un casino, o ti butti sui freni, ma nel senso è comunque pericoloso. Questo non c'era prima, è successo ora, nel mentre. Cosa è successo? Mannaggia. Arrivano le macchine, si ride. Aspetta, Lillo, bravo. Ok, questo qui era una novità perché prima quando sono salito tutta sta roba qui non c'era. Ok. Scusatemi se parlo poco, ma sono parecchio concentrato, quindi non mi viene neanche in mente qualcosa di intelligente da dirvi, detto sinceramente. Thank you.
eccolo là, signora, vada pian piano, che cazzo. Visto come è arrivata a palla, si è spaventata perché si è visto, non sapeva più che fare, ha frenato, è andata sul dritto e ovviamente meno male che c'era lo spiazzo. E io più che suonare non so che fare, ragazzi, non posso certo scomparire. E su queste strade purtroppo con le macchine si pensa sempre ad avere lo spazio, poi tu ti ritrovi un bestione di genere davanti e vane pazzi. Va buono. Allora, la parte diciamo più stretta e impegnativa l'abbiamo passata, ora è tutta strada larga così e niente, quindi è andata, dai. Allora, siamo giunti alla fine di questa provinciale, ora arriveremo a un incrocio, gireremo a sinistra e poi è tutta dritta fino allo svincolo di Colle Valdelsa Sud. C'è una giornatina oggi veramente stupenda. E poi stare in quel posto lassù a fare anche la pausa a pranzo, perché sono arrivato a mezzogiorno che loro chiudevano, hanno riaperto a luna. I posti di carico dentro erano due diversi, quindi ci ho voluto per quello anche un pochino di tempo, poi pesa prima, pesa dopo e tutto il resto. Poi il tempo ci vuole sempre, di là non arriva nessuno, a posto, andiamo. Andiamo. E io quando vengo in questi posti sono sempre contento, perché a parte che lassù non prende telefono, non prende niente, non c'è internet, non c'è niente, quindi io sono stato qui, mi sono fatto il mio pranzettino alla trattoria, alla cabina, e mi sono fatto lì una passeggiatina come avete visto all'inizio del video. E poi io adoro venire in questi posti perché guarda, è una meraviglia venire qua, cioè che cazzo gli vuoi dire a questi posti? Sono troppo belli, troppo belli. Ora che posso anche tirare giù braccioli perché strade tortuose non ce ne sono più. Quindi noi ora dobbiamo tornare a Prato a scaricare e poi ripartiamo per andare a Empoli a fare un altro completo e poi torneremo indietro. Questa sarà il nostro pomeriggio, la nostra giornata di oggi. Io mi guardo sempre un sacco intorno in questi posti, anche se più o meno, cioè, il panorama è sempre uguale, però non lo so, a me fare le strade così mi piace troppo, mi piace veramente tanto, ed è uno degli aspetti ovviamente che con un tipo di lavoro come il nostro locale diciamo ti godi un po' di più. C'è delle strade un po' del cavolo da fare, però comunque insomma ti godi un po' i panorami invece di stare sempre in autostrada a palla, capito? Bisogna sempre guardare i lati positivi delle cose, ragazzi, c'è niente da fare, tanto si sa che la bellezza sta negli occhi di chi guarda. Ora tra un pochino questi alberi ricominciano a avere tutte le foglie, siamo in primavera, quindi si comincia a vedere qualche campo, vedi, con un po' di margherite,
stanno piano piano riverranno fuori i colori dell'estate. Qua no, per ora no, questi sono ancora colori molto invernali. Allentiamo qua che la curva, ecco, non si vede bene l'uscita fino a qui, non si sa mai chi arriva da quell'altra parte, purtroppo. Andiamo piano che qui non si sa mai sbucasse qualcuno all'improvviso. Sempre stare allerta. Qui i carburanti sono ancora un po' caretti, eh? 1,83 il gasolio, 1,99 la benzina. Non oso immaginare la settimana scorsa a quanto venivano venduti al litro i carburanti. Guardalo. Non è nemmeno tanto il sorpasso, perché oggettivamente c'era la linea di sconti, uno poteva farlo, però scusami, cioè, siamo nei pressi di una svolta a destra. Se te stai a sinistra e ci sono io nel mezzo, te dalla macchina non puoi vedere se qualcuno viene fuori alla curva. Quindi, se poi ti ritrovi uno davanti e tu fa la frittata, anzi, si fa tutte e tre la frittata. Perché, quindi mi costringi a rallentare più del necessario per cercare di farti rientrare il prima possibile. E perché io devo guardare anche per te chi sta arrivando. Perché se vedo che sta arrivando qualcuno, mi tocca inchiodare per farti finire il sorpasso in tempo. Ai ai ai, ragazzi. Vabbè. Andiamo avanti. Si sballonza da destra e a sinistra, è un piacere. Ecco un altro, bravo, mettiti dietro perché non è il caso ora di sorpassare. Vediamo che fa questo dietro la macchina rossa, sta lì, bravo. Che io vi devo rallentare un po', eh. Non so se dai video rende quanto si viene sballottati a fare questa strada. Ai ai ragazzi. È un peccato poi, perché cioè, voglio dire, è una strada tanto bella, fa un asfalto decente,
penso ci voglia chissà cosa. Invece no, che è tutto avvallamenti qui là, soprattutto a destra, non so perché. E quindi si fa tutto. Eccoci qua amici, siamo arrivati in fondo, siamo ora alla rotatoria Belvedere, si prende la Firenze-Siena e ce ne andiamo in magazzino a scaricare questo primo carico effettuato oggi e poi andiamo a Empoli a completare un altro, dai. Buono, dai, ci aggiorniamo al prossimo video, grazie come sempre per la visione, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale che per me è tanto importante e non costa assolutamente niente. Buona strada, occhio vivo sempre e al prossimo video. Ciao, bye!